lei arricchisce ancora. Tanto siamo nel santuario mariano più importante delle presenze della Toscana, dell'ordine dei servi di Maria. Siete entrati in quello che viene chiamato il chiostro grande, detto anche il chiostro dei morti, che raccoglie 25 lunette sulla storia delle origini di questo ordine. Miracoli, storie legate ai sette santi fondatori, Monte Sinaio, che erano di Firenze. E questa cappella, la cappella del capitolo, era la cappella destinata alla patrona dei frati, e ancora oggi. È stata fondata nel 1348, ma in origine era proprietà della famiglia Mancini. Ancora, conseguentemente dal 300 nel 700 è stata rimaneggiata, come d'altronde presso il chiostro, perché il chiostro il costruttore, l'architetto fu Michelozzo, quindi nel 300, fine 300, di cui sono rimasti solo i capitelli e le arcate, poi rimaneggiata anche questa nel 700, e gli artisti sono un certo Matteo Bonetti e un certo Pugliese. E siamo nella quella che è l'estetica, diciamo, devozionale settecentesca. Un'altra curiosità interessante, prima poi di entrare nell'evento propriamente detto, è che dietro all'altare, nella parete retrostante, c'è un quadro sui sette santi fondatori, con una cornice dorata importante, che fu restaurata fin dai tempi dell'alluvione, perché anche dopo l'alluvione. Quindi, ecco la nostra Simonetta di Flori. Ci presentiamo uno a uno, che bellezza! Accomodarti. Questa è arrivare ultimi, eh? Storicizzato, sono 15 edizioni. Pensato nell'arte, arti visive, in questo caso da 2 anni creiamo questo evento poetico, viene storicizzato nella storia, scusiamo, dell'ordine dei servi di Maria, che ha un'importanza anche rilevante sul piano, se vogliamo, santissimizzata anche sul piano laico, perché l'affresco miracoloso che voi potete apprezzare all'interno della basilica, quello che viene chiamato la cappella dei voti, no? Come si può definire, il chiostro dei voti, quello che è la cappellina, come si può definire, cappella, del santo, ecco, dell'affresco miracoloso, dell'annunciazione. Perché è un tabernacolo nella chiesa. Ed è considerato un miracolo. L'annuncio del Signore Maria nel calendario, appunto, cristiano risale al 25 marzo, giorno dell'annuncio del Signore Maria, che coincideva con l'antico capodanno civile fiorentino. Fino al 1750 i fiorentini festeggiavano la primavera e anche festa laica, festa religiosa, perché l'anno sociale, perché facevano iniziare il capodanno civile fiorentino dal 25 marzo. I fiorentini ci hanno messo 150 anni ad accettare il calendario gregoriano dal gennaio. Quindi, simbolicamente festa laica, cioè festa religiosa prima di tutto, e festa laica. E questa è la settimana del culto mariano a Firenze. È stato posticipato, lunedì c'è stata la messa con Betori, perché la Pasqua, essendo venuta prima, è stata slittata questa festività del 25 marzo al 9. Bene, c'è qualcos'altro che possiamo dire per invogliare i nostri... Io poco c'entro in questa situazione perché non conosco la realtà, però venendo da Napoli, vedendo tutto questo, anche Napoli è una città d'arte, anche se negli ultimi tempi si sta ricordando ancora di più. La cosa però che ho notato qua a Firenze è molto bella, che i fiorentini hanno capito una cosa bellissima, no? È già dall'antichità, noi abbiamo detto l'anno fiorentino, tutte queste cose, però gli antichi fiorentini facevano nascere
la loro città insieme a Gesù Cristo. Come? Lo racconta proprio la Santissima Annunziata, l'incarnazione di Gesù, e quindi l'incarnazione, la nascita. E per loro è anche la nascita della città, a tutte le belle cose, no? Il fiorire, poi capita a marzo, il giglio, ci racconta anche la purezza di Maria. Quindi avevano associato tutte queste cose insieme alla Madonna, perché la Madonna per Firenze era la prima cosa, e questo si sta ancora conservando. Quindi, non c'è da dire altro, che c'è l'immagine della Madonna che, come tutti sappiamo, si racconta che il pittore che la stava dipingendo si era preservato il volto della Madonna all'ultimo momento e poi andò a scoprire il quadro ed era apparsa da sopra. Questa sia stata una cosa vera o no, perché queste cose di miracoli si raccontano un po' dappertutto, però noi sta il fatto che un miracolo che si è avuto, cioè quello di arrivare ancora fino adesso, fino a oggi, a venerare la Santissima Annunziata. E io dico sempre pure ai fedeli, chiunque si appresta a venire nel santuario della Santissima Annunziata non se ne va mai deluso, perché qualunque cosa si chieda alla Madonna, anche se non beni materiali ma almeno qualità spirituali, la pace dei sensi, cioè porterà con sé a casa sicuramente. Quindi io vi ringrazio per questa vostra presenza qua. È un momento che voi festeggiate un poco l'arte, e io vi posso assicurare che le ore, i frati vi aspettano sempre a braccia aperte, perché oltre ad occuparci delle anime, delle persone, della preghiera, è importante anche l'arte, perché l'arte spinge le persone a vedere la bellezza della vita che il Signore ci ha dato. Questo è un po' il mio pensiero, perché attraverso la parte anticamente era un po' come vedere la televisione, la fotografia, e oggi un po' questo si è un po' cambiato, quindi, però noi attraverso l'arte cerchiamo ancora di vedere delle cose che magari non riusciamo ancora ad arrivarci oggi con i mezzi moderni. Va bene, io vi ringrazio, poi io scappo via, che sto impegnando un po' in Basilica, e ringrazio la professoressa. Allora qui dopo abbiamo la nostra Lia Bronzi che interverrà, ma prima io do le indicazioni sulla struttura di questo evento performativo. Intanto abbiamo qui con noi una coppia giovanissima, Noemi Zellini, danzatrice, e Andrea Adami, voce e chitarra acustica, e assisteremo a delle performance coreografate tra i tre atti recitativi. Siete 18 poeti, quindi suddividiamo in tre tranche e ascolteremo i vostri componimenti letti da voi stessi, poeti, autori, attori in questo caso. La performance coreografata, danzata, si intitola Scintille di Speranza e entra, diciamo, in simbiosi con quella che è in qualche maniera la sigla di questo evento, la parola poetica, profezia di senso. Ho voluto dare questa apertura sulla domanda esistenziale della vita, sia sul piano religioso sia sul piano laico, perché la poesia nasce, scaturisce da questa appunto domanda sull'essere. Due parole e poi diamo inizio all'evento. Al primo intermezzo, quindi tre intermezzi coreografati, e poi avremo anche il commento significativo del critico letterario Lia Bronzi, è stata presidente della Camerata dei Poeti. Qui abbiamo Vincenzo D'Angelo, presidente nazionale dell'associazione ALMA, e che dirà anche le sue due parole. Velocemente, questa è una citazione che dà un sottotitolo a questo evento. Il linguaggio è la casa dell'essere e nella sua dimora abita l'uomo. Questa è la frase di Heidegger. Bene, con questo evento omaggiamo la poesia quale creazione grafico-semantica di quello che potremmo definire il poeta vate.
come ci insegna la stagione simbolista letteraria, verso il fascino evocatore della parola, parola poetica che veicola il valore esistenziale del verso libero sciolto, alveo di rivelazione del ritmo profondo dei vissuti, dall'individuale all'universale, nel processo di metaforizzazione delle istanze collettive verso plurali direzioni di senso nella prospettiva del vivere. Io direi diamo inizio all'atmosfera musicale, per poi no, avremo i vostri due interventi e daremo seguito alla recitazione. Oh, yeah.
io volerò lassù. Ringrazio anche Sesto TV, l'amico Giampaolo Gabrielli,
che ha voluto accogliere il nostro invito per fare un piccolo servizio sulla serata. Quindi ringrazio tutti e chiudo dicendo che alla fine abbiamo preparato un piccolo omaggio per ciascuno dei poeti, per cui se non avete fretta fermatevi fino alla fine. Grazie. Prefazioni di sindaci importanti, poeti, lavori per la casa di Felice Bastoggi, insomma, chi Bastoggi e anche Mondadori. Benissimo, due parole ai nostri poeti autori. Dunque, mi riallaccio a ciò che è già stato detto in modo molto importante, direi. Proprio adesso il nostro oratore ci stava dicendo, ma c'è un legame fra poesia e arti, arti figurative in generale, scultura, pittura e anche fotografia, perché no, e musica. Io dico che è la poesia che abita tutte queste forme di arti, perché poesia la troviamo dappertutto. C'è la poesia in quel ventaglio di colori che sventolava la nostra danzatrice poc'anzi, a conclusione proprio di una danza molto ben eseguita e che andava anche a legarsi, a collegarsi con la bellissima musica suonata da questo giovane, a testimonianza che i giovani oggi sono molto importanti nella nostra società e che ce ne abbiamo, grazie a Dio, che si interessa di questo. Allora, partendo dal presupposto che poesia è dappertutto, che la poesia è proprio l'aspetto dominante di tutte le forme. Stare in questa magnifica aula già poesia, quest'altare, questi quadri, queste pitture sono di per sé una forma di grande poesia che emoziona. Dunque è la poesia che dà emozione. Ma per capire bene com'è che l'arte, voglio adottare questo, ha senso, ha un senso nella vita esistenziale dell'uomo. L'arte ha un senso molto importante. Perché ad un certo punto, se noi guardiamo bene la realtà, ci accorgiamo che la realtà ha un aspetto metafisico delle cose e un aspetto metafisico trascendentale. Coloro che scrivono poesia, oppure che producono qualsiasi forma di arte, sono sempre presi, diciamo, da un ratto, se dico anche divino, perché c'è qualche cosa di diverso in queste persone, no? Che se ne abbiano una coscienza. Ad un certo punto, dal punto di vista della metafisica delle cose, ci accorgiamo che il poeta, il pittore, eccetera, eccetera, cioè l'artista, salta oltre la realtà. Quella cosa lì non è più un oggetto, ma io immediatamente ne vedo la bellezza, la funzione e tutto ciò che è esaltante e che mi dà emozione. A me è ed emoziona a tutti. Entrando in questa stupenda stanza, cappella, chiamiamola come il suo nome, dove già troviamo tutti un'emozione. E questa è proprio la metafisica delle cose, no? Poi piano piano dentro l'uomo, che fa attenzione, ma come artista intendo dire, vero? Perché c'è anche io un sentimento, diciamocelo purtroppo, c'è chi fa le guerre, figuriamoci se sento con queste cose. Allora, l'uomo artista passa ad un tipo di metafisica. Paragonando il primo passaggio, direi che dal punto di vista del volo è un volo da cormorano stanco. Secondariamente io direi che è un volo da felice, cioè l'uomo, l'artista cerca di elevarsi e di andare verso una metafisica trascendentale, però spesso i dubbi, i momenti difficili sono tanti, per cui è facile farsi scendere e ricadere a terra e ricominciare il ciclo. Chi invece può ed ha la fortuna di avere un percorso facile, un percorso fatto anche di religioni, le rispetto tutte, come sapete io ho fatto incontri interreligiosi alla regione, dunque c'è la massima apertura alla regione toscana, io ho la massima apertura verso tutti i modi di intendere Dio, di intendere la divinità. Per cui da questo punto di vista, diciamo, seguo la metafisica trascendentale. Allora, ha un senso la poesia che è in tutte le arti? Sì, ha il senso di percorrere, di fare l'uomo un'Ulisse per sempre alla ricerca di qualcosa di vero, di qualcosa di essenziale che è dentro di lui e che lo appagherà se potrà avere la soddisfazione
devi anche io questo calice del pollo, il suo modo di sentire. Non è facile, non è facile fare questo percorso. Io ne conosco tanti di artisti, sia per quello che riguarda la pittura, la scultura, la poesia, la narrativa, eccetera, e vedo che le loro vite spesso sono tormentate, sono difficili, proprio perché si rimettono in discussione giornalmente. Sono persone che vivono tutti i giorni in divenire, momento per momento, e che accrescono la loro possibilità di comprensione. E io li amo molto, questi artisti. Devo dire, per questo mi dedico alla mia forma associativa da tanto tempo, da quando sono giovanissima, fino ad arrivare ora, è stata vecchissima. Ecco, io ci sto dietro perché so che loro sono in su piano superiore. Io lo dico a voi, che siete qui presenti, ma non lo dico per farvi dei complimenti, lo dico perché questo mi ripaga, è anche una forma egoistica, perché queste amicizie che io ho con loro mi fanno vivere anche me in un'altra direzione e mi danno il senso, come dice la domanda che un po' a chi ci ha posto la Silvia, credo sia stata lei, perché lei ha queste idee, lo so, perché abbiamo già lavorato insieme, il senso della nostra vita. E la nostra vita, se la guardiamo da questo punto di vista, è molto bella. Non c'è bisogno di avere miliardi, non c'è bisogno di avere grosse disponibilità economiche. Si può fare cultura anche col niente, anche facendo una girata nel bosco, o stando in locali bellissimi come questo, o anche in locali normali. L'importante è la crescita, quella interiore, quella dell'artista, quella dell'uomo. Questo per me è il senso, che non è più un senso, ma tanti sensi. Cioè i sensi della ricerca sono veramente tanti, e quando questi saranno resi possibili ed appagati, quella persona avrà trovato finalmente un momento di felicità, di pace, di gioia. Sono contenta, vi saluto tutti perché ho qui tanti amici, amici che hanno lavorato con me alla Camerata, a cominciare da Novella Simonetta, la Zeremi di Florio, che io adoro per i suoi commenti e per quello che sa fare e dire, alla Silvia Lanzi che è qui, ecco, e poi c'è Nicolano, e poi ho visto Mario Soli, insomma, tanti carissimi amici e tutti i giovani che mi sono portata per guardarla. Io credo che apprezzerete le loro poesie, loro sono in fili, sono in crescita, e senza dubbio c'è gente giovanissima che ha modo di arrivare a trovare quel senso, quella pietra, come dicevano gli alchimisti, no? Vista interiore terre, rettificando in Venice o contro un lapide, cioè la troveranno questa pietra in loro stessi. Con ciò vi saluto e vi ringrazio per essere presenti. Quindi a questo punto darei inizio al recital. Chiamiamo Giancarlo Bianchi, che è il primo poeta che ci farà ascoltare due poesie con due brevi, una lunga. Quello che è importante di questo evento, che si storicizzerà nel tempo, grazie anche alla brochure e ai vari documenti che rimarranno, è che voi poeti venite da più realtà associazionistiche, chi da Pianeta Poesia, come te, segretario, chi da Locai, chi dalla Camerata, chi dall'Associazione Giglio Brucoi, che è il presidente dell'Associazione Giglio Brucoi. Diamo inizio cercando piano. Saluto tutti, saluto gli Abronzi che veramente insomma, ha condotto la Camerata dei Poeti per tantissimo tempo in maniera eccezionale. E saluto tutti gli amici e trovarsi qui in questo luogo insomma ci dà speranza, ecco, perché è un luogo che veramente è poesia, questo luogo parla già di poesia di per sé stessa. Signore della vita, il tuo silenzio mi risveglia, io viandante nei giardini posti al sole e all'adorazione di gemme adamantine, attendo in silenzio, conoscenza del cuore, luce del verbo,
irradiata dal sole spirituale, cuore del mondo, giungono così da stanze remote. Ogni sentiero porta a te, tramite il tuo grande altare. Come un vasaio hai dato forma a tutte le forme. Parlo con te attraverso il canto e la preghiera, come il primo giorno. Le mie azioni procedono dalla radice del mio nuovo cuore, unica chiave per interpretare il dolore del mondo e trasformarlo in luce e divinizzarlo. Senza il lievito e il pasto non diventa pane di una nuova vita che attende di rinascere. Nuovi semi giungeranno con il vento. Dio incastonò nel cielo una luce dorata insieme alla legge non scritta dell'amore. Soave galleggi sul manto bianco dell'acqua nell'angolo della fantasia, ti aggrappi alle rocce con mille forme, sei la vita, per questo esisti, in me come in ogni altro insetto. Controlli mille vestiboli dei tuoi filamenti congiunti in grembo, trascorrono le ore del tuo silenzio in riva al fiume, dai mille orizzonti, con i tuoi recipienti colpi perché ha sete di te. Ai piedi della sacra montagna ti posi sulle isole vaganti ferme nella tua realtà. Questa corrente mi inebria a scroscio, sono quel corpo leggero da te voluto, mi tuffo e scruto sotto quelle pietre legate per intensità dalla tua ebbrezza. Trovo quello che serve al mio viaggio, il chiarore del tuo lume acceso. Le ali non scrutano, questa contemplazione è già volo nella tua nuova iride. Il tempo si ferma verso l'infinito, nel laghetto dorato, scritto dai tuoi rami d'oro. Grazie. Bene, Leonori Cecina, che da poco ha pubblicato una raccolta dal titolo Chiaroscuri dell'anima. Bisogna stare un attimo distanziati perché non rimbombi troppo, e quindi ecco circa 15 centimetri. Buonasera a tutti. Allora vi leggerò due brevissime. Nuovo gorgheggio spacca il silenzio di un meriggio stanco. Acqua e torpore fanno del corpo massa inerme e la mente rincorre in nostalgia a melodie di stagioni lontane. Ma forse è così che il tempo porta consolazione, lasciando rinnovarsi di un canto naturale il dubbio che sia sempre lieve. Quando verrà il non tempo? Quando verrà il non tempo dell'eternità? La luce senza più tramonto, la levità del corpo senza piaghe, la sazietà di tavole imbandite, l'amore a braccia aperte ed il silenzio con parole di fiaba. È come a te, Signore, protesa, inginocchiata, nell'umile gesto delle mani congiunte a ringraziare. Questa, no, dedicata cifra stilistica della nostra Leonora Cecina. Giuliano Ciappetti, che è un poeta appartenente all'Associazione del Cielo Blu. Quindi sono il segretario, vabbè. Una corta e una un po' più giovane. Resto di vita. Sto vivendo un resto di vita, quella parte che non mi verrà restituita, una vita a metà,
vista da fuori, più scrutata che vissuta nei rumori. Un corpo estraneo adiacente, controllando le funzioni distrattamente, mi allegro dei passaggi insulsi, fino alla fine dei miei giorni avulsi. E ultima. Oltre noi. Mi manchi come il sole a novembre, sovrapponendo i brividi ad inconsistenti parole, seppur un ricercato dolore si infrange in un odiato cammino. Questo deambulare non frena l'inconscio ed il reale protende all'elevazione di sé, trascendendo il conscio valore, perdendosi al di fuori del corpo materiale. La luce intervalla un piacere modesto ad un candido fiorir di nuvole, immedesimandomi in un quadro di De Chirico, così l'inconsistente apparenza nuda ritrova l'anima e il non vederti rinvigorisce gli altri sensi, odorando il tuo ultimo profumo, ascoltando le tue ultime parole, toccando l'aria che lasciasti all'ultimo incontro ed assaporando ancora il solletico della tua lingua. Percepisco la tua assenza, moderandola con un'essenza frapposta fra me e il cielo, e parlo col vento, odo la pioggia, respiro la terra bagnata e finalmente ti vedo. Mi manchi in un presente strutturato, ma ti porto con me in ogni viaggio, spogliato di tutti gli orpelli mentali che il desiderio supera. Gli altri non sentono obbligati da un incantesimo che ingabbia le volontà, radicandole su terreni contaminati. Mancandomi fisicamente, ho scoperto un universo parallelo, venerandoti come il solstizio di inverno. Passiamo a Maria Grazia Kojalic, che è anche presidente dell'UCAI, poetessa ed artista, che ha attivo numerose raccolte poetiche. Buonasera a tutti. Leggerò una poesia da ciascuno dei miei libri. Sono scritte in tempi e situazioni diverse, ma alla fine c'è un'unica, identica constatazione. Ebbi e con dita di madre aprivi invagito un nuovo fiore. Eri lì a tracciare segni, stazioni dolorose e gloriose che ho tentato di evitare. Eri lì morente, sotto le mani grondanti perdono consumato il mio peccato, accecata di solitudine, l'anima gridava con te. Eloi, Eloi, le massa battana, china sul vuoto degli involucri, mentre gocce d'amore scavavano fessure a fecondare il silenzio, nella mia polvere spuntavano germogli. E tu eri lì, Signore, come sempre, da sempre. Ho tinto gli con il sangue di ogni freccia che ha colpito il bersaglio, per farti capire quanto già avevo pagato. Cammino ancora nel deserto, ma trovo manna tutti i giorni, sorgenti per placare la sete, e sogno la terra promessa. Il mio dolore, vento contrario, ostacola i passi, annebbia la vista, gli orizzonti si perdono. Percorro a ritroso ogni sentiero per scoprire il bivio sbagliato e finalmente so, non mi hai abbandonata. Una colonna di luce mi guida e mi sostiene. Grazie. Ora dal sentimento metafisico che vuole
nostra Maria Grazia Kojanic. Passiamo a Duccio Corsini, un giovane appartenente all'associazione Giglio Blu e anche segretario della Camera del Blu. Buonasera, io leggo due poesie per ora inedite, ma che sono un po' collegate tra loro. La prima di lunghezza media, la seconda un pochino più lunga, ma non esageratamente. L'ambizione di un sogno in corsa libera sul mondo, il coraggio dipinto ancora all'ombra. Il mondo che appare sotto sopra in un incerto che si fa profondo. La notte, ormai dietro il sipario, acchiappa lo sguardo verso l'ultimo orizzonte, mentre il giorno ritorna dal lontano, riesumando domande ormai sprute. Su di esse ancora tuona luce il sole, ora che al cuore arrivano parole, giunte col fiume con cui la ragione musica e canta una nuova emozione. È il sogno in corsa libera sul mondo, è il coraggio dipinto ancora all'ombra. Guardo la vita e infine sul suo volto vedo una lacrima in una esile onda, quell'onda che si frange con violenza dove il sogno vuole essere realtà. Tradizione della realtà e la realtà dell'illusione. Mi guardo intorno in cerca del mondo, che solo forse è questo che ora vedo. Osservo il mondo, solo questo è certo, molto meno se sia in effetti vero il volto che di rimando mi guarda. E ho stabilito sul canto dell'onda essere lecito il dubbio che m'assale, che vedo il mondo come esso m'appare, perché gli occhi osservano oltre le lenti di quei tanti schemi prestabiliti di cui le esperienze mi hanno vestito e plenamente incollate al viso oscurano il velo con ciò in cui e in bilico tra realtà e illusione forse sto scambiando l'una per l'altra e quel sole che accende la ragione forse me l'agisce una luce falsa e se scambio illusione e realtà mi sento libero di poter vivere senza i dettami della società obbedendo a imposizioni identiche. Il canto dell'onda alla mia risposta conferisce un accento di incertezza che si dissolve in schiuma vagabonda che al cuore è un'effervescente carezza che mi lascia con la voce dell'onda nell'oscuro di una forse saggia onda tra l'illusione della realtà e la realtà dell'illusione. Palpabili insetti, fili di seta
cominciano le parole. Parole insomma, per realizzare un canto del racconto in cui possa rifugiarmi, per non precipitare nel vuoto. Afferrerò le trame che vengono non tessute per raggiungere la tela che mi catturerà e mi sprofonderà nell'ordito delle parole. Nuvole nella mente offuscano il pensiero che si disperde seguendo un filo inconsapevole. Improvvisamente l'anima si perde senza punti di riferimento, ma ecco, il sogno ridisegna la terra ferma e per un po' può adagiarsi a riposare. Ed ora abbiamo l'intermezzo musicale, lo stesso Andrea Dani canterà Wind of Grace. Strumentale. Thank you.
danza Art Action, siete originari residenti a? Benissimo. Complimenti per queste coreografie dove la gestualità corporea diventa simbolica, le sue aperture e chiusure. Bene, ritorniamo al nostro recital poetico. Claudia degli Innocenti, una giovane poetessa dell'associazione Cedro Blu, ci farà ascoltare due poesie. Il vento d'inverno. Vorrei essere vento d'inverno, freddo e leggero come neve, per far danzare le ultime foglie tra muschi e odorose castagne. Parlerei con alberi antichi di verdiere ormai passate, con la malinconica gioia di un anziano alla fine del cammino. Vorrei alla sera soffiare forte e guardare dall'alto il mio paese, illuminato per le feste di Natale, stelle di cemento nel firmamento umano. Sfiorerei i capelli degli amanti, nascosti tra le pieghe della notte, per vedere anche il tempo fermarsi davanti al mistero dell'amore. Vorrei essere vento, e posso esserlo, perché sono fatta di anima e tempesta, che gonfia le vele dei miei pensieri, marinai tra le onde del mondo. Torneranno da me, carichi di storie, nella mia casa che profuma di biscotti. Tramonti in Val d'Orcia. Su di una panca lasciata dal sole, un vecchio sostava, sognando bianchi, immerso in un mare di bolli d'argento, fragrante ricordo del mese d'agosto. Alla sua casa ritorna stanco, oltre la stanza del misterioso tempo, desiderio soffiato da un bimbo nel vento, di semi di vita tornati all'eterno. S'accende un fulgore di stelle, si disperde la vita nella valle, petali di grani antichi caduti piani da mani solcate dalla sapienza, una speranza di vita nuova nell'infinito incessante giorno legato a radici di anni lontani tramandate dal calore della terra. Quell'istante prima del buio è sempre l'alba di una nuova luna. Ed ora Leda Giannoni, nella veste di poetessa, noi la conosciamo più nella veste di pittrice, ma anche lei è così dedica a ringrazio l'organizzazione, Silvia Lanzi e Vincenzo D'Angelo per questo bellissimo evento, questo bellissimo evento in un luogo meraviglioso come questo. Io leggerò due poesie, una più breve, l'altra. Allora, una colline toscane, colline di artigiane fra i pampini e i grappoli di culture in uva. Sul declivio lontano appare San Giovino, la chiesa, le case arroccate, le olive argentee accarezzate dalla lieve brezza della sera. Più in basso si vede i brani fiori, in un'orchestra di sfumature delle ragazze, emozioni espresse e realizzate, immagini indelebili che esistono nella memoria. La mia vita è ancora lì, sopravvivo sognando. Poi noi, andar per mano per la lunga via, soli, senza ombra nel pensiero e senza ombra nel cuore. Restare uniti nella buona e nella cattiva sorte, vivere due vite in una sola. Un solo volere, un solo desiderio. Una casa con libri e con ricordi, un piatto e un bicchiere.
e lavorare e lavorare senza speranza di mercede l'un per l'altro, operare da mano a sera e creare dal mistero dell'amore da questo unione di due cuori sognanti, atteso, sospirato, seppur già mai, potrebbe essere compreso capolavoro. Parola del suo valore connotativo e denotativo tra realtà sensibile e trascendenza del sensibile. Passiamo alla nostra Simonetta Lazzarini di Florio, nota poetessa, è stata vicepresidente della Camerata, è nel Consiglio dei Locali, è particolarmente votata anche alla poesia sacra, ma non necessariamente. Ecco, prego. Buonasera, vi devo dire che ho avuto il grande dono di poter leggere la Via Crucis alla parrocchia, non proprio la mia, quella accanto, le Papa Leone X al Sodo, e ho commentato con mie poesie le varie stazioni, dal libro Abitare il Giardino, allora ve ne propongo una. E poi permettetemi invece di leggere un inedito, perché noi ci affezioniamo alle poesie come fossero nostre figlie e ci fanno tenerezza quando sono nate da poco. Quindi la seconda che vi leggerò è nata da pochissimo. Questa invece è, l'ho letta nella Via Crucis insieme ad altre, si intende. Colpi di martello. Colpi di martello. A te familiari, quante volte li udisti, bambino, adolescente, nella stanza odorosa di legni a fianco di Giuseppe. Anche Maria li udiva, non presaga, sorgeva la luce. Ma ora son per te, per lo strazio delle tue carni, per l'estrema agonia. Penetrano uno a uno nel petto della madre, nelle mani, nel viso, nel ventre virginale. Quel ventre che ha partorito l'agnello, che urla muto al cielo il perché della croce. Laura, appunto, quella piccolina, piccolina, netta, naturalmente, quando da un oriente di seta, per l'ultima volta udrai il coro degli uccelli intonare l'alleluia del mattino, non piangere, anima mia. Avrai già acceso tutte le luci, accovacciata presso il focolare ardente di legna e di speranze. Finalmente gettate tutte le carte, con esse i ricordi, le ferite ormai rimarginate, le voci, quelle degli amici veri, distinte, eppure fuse in un'unica melodia. Con la valigia piccola, piccola, pronta al viaggio. Aperto il cancello del giardino, per te torna tempo e respiro.
solo verseggiare il potere decisivo. Buonasera, grazie per questo possibile manifestazione di incontro di speranza particolare. Ringrazio tutti voi per la presenza. Ho portato la mia ultima poesia e un'altra molto breve che ho scritto qualche anno dietro. Scusate, voce mia, non è mai perfetta. Riprendendo il cammino, allora io la passa e gli anni, e a questa voce alto, vede il più profondo abisso, il più alto cielo. Ora qui è sereno, ed io da questo approdo scruto lontane onde, odo quel sussurro misterioso che del passato oblio, sicché il più antico dei ricordi è nuovo. Io scrivo il mio cammino e faccio mio un poco del più grande dal mio poco, faccio mio l'ignoto, leggo dal mio poco un poco dell'ineffabile, prezioso. E pochi passi muovo a questa poca luce che mi viene e quasi sento il poco amato ancora. Parlami stella, parlami ora, luna, sole, dimmi cos'è un sorriso, cos'è un fiore. Levati dentro e portami con te, insegnami l'unisono e la danza del creato. Dimmi cos'è il mio respiro, dimmi cos'è il battito del cuore, cos'è il blu del cielo. Ridai, rosso al sangue e dalla vita a tutti i suoi colori. Io intanto guardo avanti, intanto che qui sono per la via. Fugace raccoglimento, sottesi da un movimento in ombra, accendono suono questi fugaci versi, in tono e colore si forma sensibile un polso. Io intento raccogliere sparsi frammenti che sanno di te, tua eterna variabile, di me sola costante. Inguzzi Gianluizzi, autrice anche lei di questi diversi sinologi importanti, anche di Ecco di Dario portato al sacro. Buonasera. Vi leggerò due brevi composizioni che fanno parte di una raccolta dal titolo Pensieri che scaccia pensieri. La luna nel cuore. C'è una luna stupenda stasera, è luna piena. Emana una tranquilla luce trasparente che inonda la quiete della serena notte. È davvero straordinaria, ma domani muterà l'aspetto. Perderà parte della sua consistenza alla nostra capacità visiva. I momenti di gioia umana sono brevi e mutevoli come la luna. Solo la gioia profonda, quella donata dallo spirito, non legata a bellezze esteriori, può perdurare. È gioia tranquilla e spesso si intreccia con la sofferenza, rendendola accettabile e liberamente accolta, da porre con fiducia nelle mani di Dio. Porta Santa,
La porta del cuore è porta santa. Occorrono chiavi di saggezza e di amore per aprire senza far rumore. La porta del cuore rimane sprangata per chi ha la pretesa di entrare senza nessuna attesa. La porta del cuore si apre da sola quando qualcuno bussa pian piano, senza forzare la mano. È una porta importante, ma non è trasparente. Rimane un mistero per la maggior parte della gente. Ora sta a me il compito di leggere due poesie di un poeta che purtroppo per problemi di salute non è potuto essere presente. Sandro Mirandati, conosciuto più come narratore che come poeta, però ultimamente scrive poesie. Le sue due poesie sono un po' ermetiche, ma denotano profondo senso di interrogazione sulla vita. Prima poesia, l'enigma delle forme. Nulla sono le forme del nulla, secondo ogni corretta ontologia. Dunque così noi, pescatori, per un tempo, sulla riviera del gran fiume, assisi. In cresta all'onde, da lontano, forme apparir, vediamo. Avvicinarsi a noi, passare accanto, le più sfiorarci, toccarci qualcuna, poi lentamente distaccarsi e dileguare a poco in svanire. Termina con un punto interrogativo. Seconda poesia. La maratona. Sapeva il corridore ingrigito negli occhi e dei baffi stravolti un evento fattizio essere la meta, contatto di sinapsi, fulmine neuronali, trasmissione di ormoni e ipotesi intenzione, luogo del desiderio per cadenzare il battito dei passi e concentrarne il corso? Ripetei, lui sapeva? Sbucavano e sparivano in successiva vece tra il clangore ondeggiante della folla fantasmi catafratti nel sudario del traguardo lontano. La terza volta io ripetei, sapeva? Direi di andare avanti e la performance la chiuderemo alla fine, direi di proseguire. Abbiamo il nostro Roberto Mosi, poeta, fotografo, insigne poeta che ha attivo, ormai non si contano più, le sillogi poetiche, il suo è spesso un realismo lirico, a te la parola. Grazie per l'invito, sono contento di essere a questo straordinario, questo bel incontro di amici poeti e di amiche poetesse. Grazie in particolare a Silvia Lanzi. Leggerò una poesia ripresa dall'ultima mia raccolta in Navicelle Etrusco. È una navicella, una piccola nave del tempo degli Etruschi che scende il mare da Poprovia e sale anche le onde della storia, arriva fino ai nostri tempi, si ferma proprio a conoscere quel paesaggio, quella lunga spiaggia che da Follonica guarda Piombino e sorpresa quella antica acceria è spenta. Non ci sono più le fiamme dell'alto forno che sovrastano
l'Arcieria. E quindi su quella spiaggia, in una stagione fredda d'inverno, c'è un piccolo presepio, la Sterpaia. La capanna, tronchi e rami, d'albero portate dal mare, tegole, embrici di un naufragio, sulla spiaggia della Sterpaia, bagno del nano verde. Il falò illumina il bambino, la mamma Maria, giunti dalla Palestina, su un barcone di migranti. Intorno il viaggio di sabbia, il disegno di strade e capanne, di animali in cammino, nel profumo di alghe e continue. Lontano le luci affacciate sul golfo, il volo degli aerei, stelle e comete in arrivo d'Oriente. Spente le fiamme dell'altoforno, un ammasso nero, scheletri e antenne rugginose. Siamo il popolo del non lavoro, portiamo intorno al bambino la rabbia per le sconfitte, per la vita ai margini del villaggio. Dall'arco del mare le orate guardano stranite, costrette nelle vasche d'allevamento, sospese sul gelo delle acque. Il nano verde, la giacca sonante di sonagli, batte le mani e sorride dalla cima dei rivi. Grazie. Sandro Mugnai. Buonasera, queste due piccole poesie di lei sono tratte dal mio libro Le lacrime dell'assoluto. Ci sono i tuoi sandali consumati tra le città e il deserto. Ci sono i tuoi piedi lavati dalla sconosciuta, con le lacrime del suo dolore. Ci sono i tuoi singhiozzi per l'amico, come per la città rasa al suolo. C'è la tua ira, come la misericordia scritta sulla polvere. C'è il tuo sangue uscito vivo quando entrava con forza la spina. C'è la paura dell'abisso, quando rimasto solo hai chiamato il padre. Ci sono le lacrime della tua mamma nel buio dell'offesa. C'è la tua morte innalzata e la mano del Padre ad afferrarti l'anima per santificarla alla luce del terzo giorno, alba chiara, senza tramonti. Quante strade apri, che luce infinita spandi nel cuore addolorato. Con lui ogni mente è domata, ogni strada perversa chiusa. Il tuo manto di stelle ci copra come la carezza della mamma prima della sera. Grazie. Mistico in qualche maniera i trasalimenti lirici. Passiamo la parola alla nostra Augusta Romoli dalla raccolta Frange di vita tra i... No, sono due poesie inedite, sono due poesie inedite. Allora, la prima, dopo tanta pioggia sogniamo il mare, e così mi è venuta in mente questa, il titolo è Oltre la
l'alba dalla finestra sul mare. Si apre il sipario sul mare appena sfumato d'indaco dai raggi del sole nascente. Lontano la scia di una nave s'avvicina. Ora odo lo stridio dei gabbiani voraci che si intrecciano nei voli a formare geometrie confuse tra schizzi d'acqua e il vento fremente. Là mi porta la mente a sollevarmi leggera, a planare sull'acqua tra i gabbiani in volo, spaziando oltre il mare con occhio nuovo, umano radar nell'immensità. Questo è uno. Poi l'altra è, dunque, l'ho scritta Sabato Santo, quindi è una poesia religiosa. Logos. E il Verbo si è fatto uomo. Quale essenza d'amore divino e sublime senso è la parola che penetra l'umana divina creatura e profetizza il divenire in resurrezione del simbolo d'una croce, quale peso fardello di dolore, a riscattare l'umanità smarrita per condurla in altra dimensione, senza tempo, nel presente eterno. Lampada a me passi è la tua parola, Signore, parola di Cristo che ci ridona l'amore indicandoci con parabole quale luce la via da seguire per rifletterci nel creatore degli universi. È materia corruttibile la nostra che s'accomuna agli astri, ma dissolvendosi libera l'anima dalle catene della carne e ritornerà il Salvatore per un'infinita via di armonia divina. Basta. Grazie. Come vedete, ogni movimento poetico attraverso la plurisignificanza, no, della parola poetica apre a quella che si può chiamare l'aristocrazia dell'anima. Passiamo a Mario Sodi, poeta di Scandicci, anche lui all'attivo numerose sillogie poetiche. Buonasera a tutti. La prima è una poesia nata dopo che la mia anima mi ha lasciato 7 anni fa e il mio nipote, grande Edoardo, delle sere recitava il rosario da solo. Ma era molto bella, molto per me. Mi ha sorpreso perché io non ero abituato a recitare il rosario. E quindi una volta sono lì con lui, in questa particolarissima preghiera. Quindi questa è come Silvia aveva parlato di profezia, è una profezia come ricordo, come quasi una respirazione divina, no? Il titolo è Rose d'aria. La tua voce, la mia voce, nella notte del nostro rosario, per lei, la nostra anima. Il ritmo avvolge i sensi e lentamente li consuma in un vicino sopore, lima che assottiglia la sonorità delle parole fino a renderle murmure di corrente che scorre a placare la memoria delle ferite. Nella preghiera la pietra del tempo si fa per me forma leggera, corro una strada in ripida salita, lieve con te, che a gara mi dà il cambio
un intimo respiro ci unisce, profezia della parola, ricordo battito di Laura, grazie a Valena. Io a tratti ti guardo e sei bellissimo come lei e una dolce tristezza guida il cuore. Con te respiro l'indicibile voglia di congiungere la nostra voce con la sua amatissima che attraversa la nostra carne ancora. In questa notte, come le altre notti, dove nulla doveva accadere, se non nulla in preghiera. Lei, figlia madre, ha sciolto per lui non un mantra di grandi voti, ma la sua azzurra collana, con parole infinite, innamorate di rose d'aria. Adesso questa molto breve, che io amo molto e che in fondo da ogni momento di indicibile morte nasce ancora la possibilità di una speranza. Resurrezione. Allora Sesta si fece buio su tutta la terra, ma un bambino, scusate, più bravo di estremamente. Quando tu tocchi un io,
se terra, vivente modelli le figure, ci scavi, assagono cave, confesse, fra le pieghe il volto in crespa emerge, ti sento dentro pelle, terra scorre le molle, forma muti, plasmidee, ovunque non sei, in città, in asfalti, ci manchi quanto un amore lontano. Andrò allo stesso terra, te ancora in me vedrò, ti necessito toccare, in tonalità schiarire con la vagante luce. Insieme a te cambio, ma resto in contatto tra la sabbia ed il sasso. In giorni senza cuore, a globalistico regime, la guerra d'economia ti frantuma, ci rovina. E in notti senza luna si scuriscono i colori, in cerca, arati, reggici, tra la zolla e la pietra. Se andrà lo stesso, terra, te ancora in lui si vedrà. Grazie. Del verso. Ed ora abbiamo, ecco, Lenio Fallati, tra l'altro reduce da una presentazione di Sogno, Il colore dei sogni, una tua raccolta poetica. Buonasera, ringrazio Silvia per l'invito e buonasera a tutti voi. Date a me le sofferenze del mondo. Le porterò lontano, le disperderò come pulviscolo fra strade affollate di gente. Date a me l'odio, lo avvamperò alla fiammola del puro amore, che non resti altro che memoria. Date a me la guerra, caricherò i fucili di fiori e gli spalmerò i grandi abbracci della stagione nuova del cuore. Date a me la paura, la fonderò con l'alba, dissolvendo le tenebre oscure della notte. Date a me la morte e racconterò una storia che parla di noi due, alla luce del nostro amore, volgerà lo sguardo altrove. Io penso che il matrimonio bello sia quello in cui la poesia sposa la solidarietà. Siamo. Non filtra la nostra voce tra pareti di vetro. Fiori senza acqua aggressivi, di noi giunge soltanto l'eco talvolta di stelle spezzate. E se qualcuno ci sente, dirà che è stato il vento a smuovere colonne di fiori mai sbocciati. Eppure siamo, e per l'erba della vita lentamente ci incamminiamo. Siamo coloro che tu non vedi, coloro che tu fingi di non vedere, coloro che tu racchiudi tra pareti dietro, sedie rotelle, dietro al tuo mondo apparentemente perfetto. Ti chiediamo solo di sporgerti talvolta dalla tua balaustra di indifferenza e di guardarci negli occhi. Siamo come te, solo più sfortunati, figli mai sbocciati, all'occhio del cuore della vita. Grazie. Se vogliamo, poeti d'autore, ringraziamo per la vostra partecipazione, perché si è creato una sorta di cenacolo spirituale oggi di osmosi tra poesia, musica, danza. In fondo il senso è quasi la divinazione del significato, di cercare il senso dell'esistere, e questa divinazione nella melodia proclamata del verseggiare lirico. E abbiamo in qualche maniera abbiamo condiviso un momento di comunionalità della parola poetica e abbiamo secondo me assistito al trasalire di verità in cammino. Si parla di frammenti lirici, quindi
come se l'uomo cercasse delle verità in cammino verso l'utopia della speranza inclusiva. Non a caso questa performance si intitola Scintille di speranza. Bene, e adesso a chiusura questo Noemi Zellini, danzatrice, Andrea Dami, nell'ultimo loro brano, Tu vedi più lontano di me, dal film d'animazione Giuseppe, il re dei sogni. Attendete che ci sarà un pensiero per voi, quindi non... E tutto ciò che resta.
Vincenzo D'Angelo, presidente nazionale dell'associazione. Il vostro nominativo verrà inserito in un articolo che io costruirò per il post mostra delle arti visive e segnalerò anche l'evento poetico e quindi sulla rivista Esperienza, che è un bimestrale. Quindi uscirà quando la rivista, qualora fornirò l'articolo a maggio, uscirà luglio. Potremmo fare vedere una fotocopia, comunque il vostro nominativo, quindi oltre che sulle brochure cartacee, la brochure informatica, sarà anche presente sulla rivista Esperienza che è divulgata a livello nazionale. Grazie. No, è andato via. È andato via. Leonora, Leonori Cecina. Prego. Giuliano Ciappetti. Grazie. Maria Grazia Coglianis. Duccio Corsini, questo per lui, Duccio Corsini per il maschio della notte musica, Rita D'Angelo, la mia Monica, la mia Monica. Claudia degli Innocenti. Leda Giannoni. Simonetta Lazzarini di Florio. No, questo è il